province dell'impero erano tanto l'estremo occidente dell'Europa, Spagna e Portogallo, quanto quello che oggi chiamiamo il Medio Oriente, Turchia, Siria, Giordania e ancor più a est fino all'Iran. L'antichissima civiltà egizia era da tempo territorio romanizzato, così come lo erano molto più a nord i boschi incolti e disabitati delle lande germaniche e le rudi tribù che le occupavano. Eppure tutti si riconoscevano in un solo modello culturale, tutti parlavano il latino, tutti pagavano con la stessa moneta, tutti ubbidivano alle stesse leggi, tanto da ispirare al poeta Rutilio Namaziano la definizione «tante nazioni, una sola patria». Gli elementi della civiltà romana erano presenti in ogni provincia. Un ipotetico viaggiatore dell'epoca, attraversando l'impero, non solo poteva comunicare in latino con le popolazioni locali, ma trovava ovunque i fori, il teatro, l'anfiteatro e le terme, luoghi che in provincia, come nella capitale, svolgevano anche una funzione sociale, dove i cittadini si riunivano per chiacchierare o concludere affari. Affari che ovviamente dovevano svolgersi nel rispetto di un'unica legge, la Lex Romana, imposta da Roma e a cui tutti, cittadini e non, dovevano sottostare. In genere le popolazioni accettavano di buon grado la dominazione romana, anche perché chi si sottometteva all'impero godeva di grandi vantaggi. Una caratteristica dell'impero romano era la condiscendenza a introdurre le popolazioni delle province nelle strutture del potere. Al contrario di quanto accadeva nei sistemi imperialisti dell'era moderna, come l'impero britannico o il colonialismo francese, dalla periferia dell'impero romano le élite locali convergevano a Roma, dove diventavano soldati, funzionari, magistrati, senatori, persino imperatori. E dove non può il potere, può il denaro. La strategia di Roma per conquistarsi il favore delle popolazioni consisteva essenzialmente nel creare nuova ricchezza. L'ottimo sistema viario e la presenza dell'esercito che garantiva la sicurezza dei trasporti resero possibile la diffusione in tutte le province, anche le più lontane, degli elementi base dell'alimentazione romana, per cui il nostro ipotetico viaggiatore, ovunque andasse, oltre alla statua dell'imperatore, trovava altri simboli di Roma imperiale: il grano dell'Egitto, il vino della Grecia e della Gallia, l'olio di oliva di Spagna e Italia. Naturalmente tutte queste merci si acquistavano in denari o nei loro sottomultipli, i sesterzi. In ogni punto dell'impero e talvolta persino oltre i suoi confini, in India o nelle lontane steppe russe, i mercanti di ogni paese o etnia usavano per i loro scambi le monete romane.